Bella Biondi! Sessione finita, finalmente. In materia di lezione della fotografia, per questa materia c'era stato una prova in itinere che non mi ricordo se nel primo video l'ho fatto... Avrebbe fatto la media con il voto del progetto, ora ci arriviamo. Questo progetto è un progetto video dove recitava le scene di film e noi dovevamo replicarle perché si chiama direzione della fotografia la materia e quindi dovevamo replicare tutto, il set, luci, tutto quanto. La sceneggiatura forse no, però vabbè, la siamo, noi abbiamo recitato comunque perché siamo troppo forti. Per fare questa materia ci siamo girati tipo 700 posti, quante volte mi sono sentito male, penso... 4. Ora comincio più che altro a farvi capire come abbiamo fatto molte scene, alcune delle scene, non tutte, perché altrimenti qua mi perdo e parlerei un sacco. Per fare la clip della spiaggia dovevamo utilizzare in realtà la camera, però alla fine abbiamo preferito utilizzare il telefono in questo modo. Ovviamente l'orizzonte è un pochettino obliquo, però non è un problemissimo in realtà. Quindi poi con la color reimposta ovviamente abbiamo fatto miracoli? Sì, dai. Poi, scena delle ombre, in realtà non è molto cronologicamente corretta quello come lo sto narrando, ma vabbè, non è che poco importa. Noi abbiamo registrato abbastanza normalmente, cioè con la macchina, sì, ci sono i backstage, ma questo quello delle ombre è abbastanza irrilevante. Poi, per quanto riguarda la scena delle veneziane, che mi piace abbastanza, peccato in questo... per questa clip avevo fatto molto backstage, però avevo una scheda SD che non funzionava e quindi tutto è andato perso tranne un video che beh, è questo qui, dove ci siamo noi che cerchiamo di il set. Peccato che non mi ha registrato mentre facevo la parte più importante, cioè la parte col polistirolo per riflettere la luce sul volto e dall'altra così col giaccone per bandirare la luce per fargli un po' di ombra in più. Bellissimo. Peccato che non l'ha preso, perché sarebbe stato un bel backstage, peccato. 2, 3, 4. E vabbè, devi andare però. La scena dell'hotel, che in realtà non c'è un backstage dove recito io, quindi vabbè, ok. Comunque è venuto abbastanza bene, abbiamo prenotato una camera di hotel. Il professore diciamo che ci ha fatto abbastanza diciamo i complimenti dicendo ah siete pazzi, bello, comunque è una cosa molto buona. Poi abbiamo avuto altre scene però tra quelli del backstage o il bar. Un bar che abbiamo registrato due volte perché la prima è venuta abbastanza male, cose fatte di fretta oppure persone fatte di fretta, non lo so, e quindi è venuto un pochettino così, poi io non c'ero perché stavo male, vabbè. Poi abbiamo rifatta qualche giorno fa, penso, no, esattamente il giorno dell'esame di sociologia, quindi buono, dove c'ero anch'io, ho fatto l'operatore di macchina. Bella a tutti ragazzi, oggi il mio vecchio lavora alla Rox e domani vorrebbe lavorare a Yorkers. Mi è venuto tutto abbastanza bene, poi ho fatto una bella coda, quindi vabbè, ci sta, comunque bella, nel senso, ci ho provato ed è venuta comunque carina, comunque il voto del progetto era molto alto, quindi va bene così, dopo ci arriviamo al voto del progetto. Supporti visivi. Allora, il backstage in realtà ho finito qui, forse c'è qualche chicca tipo questa, non lo so. Oppure, boh, io che vado con Elde a fare lanciare sassi, ne so. Ciao, sono Elde comunque. Ma un altro backstage, pensavo di avere di più. Comunque, l'esame. Mamma mia, siamo andato là verso le 8. Ho aspettato là dalle 8 fino alle 13. Seduto su un banco. Mamma mia, tutte queste ore ad aspettare, ero morto quando sono arrivato a casa. Mamma, infatti sto registrando la mattina dopo, per dire. E beh, aspettiamo tutte queste ore perché eravamo il gruppo 4. Uno dice il gruppo 1, 2, 3, 4, no. Il gruppo 5 ci ha preceduto tutti quanti e quindi siamo stati penultimi, che bello. Ci sono lavori comunque carini, altri un pochettino meno carini. Il nostro era tra quelli carini, quindi... Comunque ci siamo seduti, abbiamo fatto del video, ho detto wow wow fantastico. Anche se quando ci siamo seduti, lui, il professore, ci ha detto ma voi siete per caso... il gruppo che ha fatto il progetto egizio, quello col tempio, ma sta parlando di noi praticamente. Sì, mentre il professore di sociologia del video scorso, del vlog per esame, ha girato questo video anche a lui. Comunque lui si vede il video, ovviamente con le reference, apprezzato abbastanza, ovviamente ci sono dettagli che non andavano bene, ma è normale perché sono un grandissimo esperto nella color, però ho cominciato con la sua materia, quindi sono
abbastanza contento del risultato, e poi comincia a dare votazioni. Io avevo 28, essenzialmente. Il progetto valeva 30 e lode. La mia media mi ha messo 30. Però comunque c'era la possibilità di aumentare tramite le domande. Io ho detto, sì, vabbè, proviamoci. Aveva fatto una domanda a quelli tutti prima di me, tipo 4 ce n'erano, non mi ricordo. La prima domanda sempre che faceva era, cos'è un obiettivo parafocale? E io praticamente, sentendo dagli altri esami, me lo sono andato a cercare perché non lo sapevo. Mia, meno male che nessuno ha saputo rispondere, perché mi sono fatto quella domanda, ho risposto. Ok, basta così. Una domanda e mi sono preso il voto che ho in descrizione. A me va benissimo. Perché in realtà l'ho spoilerato, ma vabbè, sentite, non mi rompete, non mi interessa. Di pomeriggio, cioè siamo usciti all'esame, non mi ricordo quando è, che ore erano. Ci andate a prendere un bel kebab, ma io, perché sono a dieta, giusto, mi sono preso il pane e delle scaglie di formaggio di parmigiano, non lo so, grana, cos'era. Wow. Sì, Crohn's. Poi vabbè, sono arrivato a casa, ero stramorto, mi sono messo a dormire subito, non riuscivo nemmeno a parlare, ero troppo stanco. Quindi basta così, è stato un bel viaggetto, una buona notte.